Pronta a riabilitazione dell'Ascoli dopo la sconfitta patita domenica scorsa a Foggia, la 33esima giornata è appunto nel segno i marchigiani che si impongono per 5-1 sul Messina. Protagonista della giornata Casagrande, autore di una tripletta, ed ora capocannoniere, sia pure in condominio con Balbo, con ben 19 reti segnate. Dopo i primi due gol di Casagrande, quello d'apertura sul rigore e l'altro su azione, il temporaneo 3-0 lo firma Svetovic al 39esimo del primo tempo. Anche per lui una doppietta. Poi la pallida reazione dei siciliani che vanno in gol a 4 minuti a riposo con Bonomi. Nella ripresa ancora l'Ascoli a imporre la propria personalità con lo slavo. Chiude le marcature Casagrande per il definitivo 5-1 al 32esimo della ripresa. L'Ascoli è a quota 37. Tra i big match della giornata, Padova-Udinese, terminata con la vittoria dei Veneti per 2-1. Immediata la riabilitazione della formazione di Colautti, in leggera flessione l'Udinese che deve registrare la seconda sconfitta nell'arco di 3 giornate. Eppure ad aprire le marcature è proprio Balbo, ma poi i Veneti premono sull'acceleratore e si riportano in parità con un rigore trasformato da Galderisi. Il gol della vittoria per il Padova giunge al 33esimo della ripresa con Longhi. Ora il Padova è a 35 punti, l'Udinese un punto in meno. Per la Cremonese è il 10° risultato utile consecutivo con la gestione Giagnoni. Oggi impone sul terreno non facile della Reggiana lo 0-0. Aumentano le possibilità per i Lombardi per il salto di qualità. Ora sono a quota 37. Inatteso stop per la Lucchese sul terreno del Barletta, ultimo in classifica. 2-0 per i pugliesi che hanno sbloccato il risultato nella ripresa con Pistella al 27esimo. Poi il 2-0 è giunto allo scadere dell'incontro con Carrara. La Lucchese compromette così il suo cammino verso la vetta. Il Verona invece passa indenne sul terreno del Modena. Era un match delicato terminato con il risultato di 2-2. Dopo il gol di Pellegrini al 27esimo, il Verona è andato addirittura al raddoppio con Priz 10 minuti dopo. Poi, protagonista in chiave positiva con una doppietta proprio Bonaldi. Il Verona è secondo a quota 40, il Modena è a quota 30, impegnato nella lotta per la salvezza. Il Foggia, capolista a Salerno, impone il pari, 1-1. In gol per primi i campani, su rigore trasformato da Pasa. Al 12esimo il pareggio del Foggia, a 7 minuti dal termine, lo firma Baiano. Brescia-Pescara 1-1, sono i Lombardi ad andare in vantaggio al 5° minuto con Masolini. Poi, sempre nel primo tempo, Edmar rimette tutto in parità. Pescara a quota 30, Brescia un punto in più. In questa giornata ben 7 pareggi ed è terminato 1-1 anche Regina Ancona. Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Tovalieri dopo 15 minuti di gioco. Per la Regina c'era tempo e spazio per recuperare. I calabresi pervengono al pareggio nella ripresa su rigore trasformato da Carbone. Il Taranto raccoglie il suo 15esimo pareggio stagionale sul terreno della Triestina, anche qui 1-1. Scarafoni per la Triestina va in gol dopo solo 7 minuti di gioco, ma sul rigore il Taranto trova il pareggio con Zannoni. E terminiamo con un altro pari senza reti tra Cosenza e Avellino. Per i padroni di casa forse un'occasione mancata per cercare con maggiore determinazione i punti per la salvezza. Ora sono a quota 30 nel pantano della bassa classifica. Un pareggio quasi fatale fra due squadre che aspirano alla salvezza e che hanno soprattutto il traguardo di non perdere. Comunque Brescia e Pescara si sono date battaglia per un'ora. La squadra di Bolchi è andata in vantaggio dopo 5 minuti con Masolini su un capovolgimento di fronte e dopo un duetto sulla sinistra fra Valotti e Ganz. Masolini è intervenuto sul centro dell'ala insaccando di sinistro. Il Brescia sbaglia poi l'occasione del 2-0 con Valotti su ispirazione di Ganz. Così, su calcio d'angolo, il brasiliano Edmar sorprende la difesa bresciana con un colpo di testa mentre Zaninelli è coperto. È il gol del pareggio che dà una maggior spinta alla squadra di Galeone. Fasi alterne sino alla fine del primo tempo e poi nella ripresa meglio il Pescara con Zaninelli pronto a sventare il tentativo di Edmar ispirato da Baldieri. Insomma, a questo punto sì che il pareggio fa comodo a tutti, anche se qua e là ci sono tentativi in ordine sparso. Carnasciali, per esempio, è uno che non ha paura di tirare da lontano e lo dimostra in questa circostanza. Si fa male anche Quaggiotto e Bolchi parla dei molti infortuni che hanno perseguitato il Brescia. In questa situazione io ho una sola affermazione da fare, che la nostra squadra oggi è stata eccezionale perché in queste condizioni
di assoluta, di estrema precarietà, ha saputo non perdere contro il Pescara, che si è confermata da un punto di vista tecnico una delle squadre più forti del campionato. Grazie, arrivederci. E ora Galeone. Il gol li abbiamo regalato un po' noi, perché avevamo una palla in attacco, abbiamo subito un contropiede fuori casa, che è una cosa piuttosto inusuale. Poi naturalmente, dovendo recuperare, non potevamo più avere paura, abbiamo giocato anche buoni 10 minuti di calcio, abbiamo fatto il gol, l'abbiamo sfiorato in un'altra occasione con Gelsi e soprattutto direi non abbiamo più concesso niente al Brescia, e all'inizio del secondo tempo c'era il momento anche per poter vincere la partita. Doveva assolutamente vincere la Reggiana contro la Cremonese per poter continuare a sperare. Troppe imprecisioni e qualche uomo fuori forma. Dopo 2 minuti è il fuorigioco a fermare Ravanelli, andato in rete di testa. Partita vivace ma portieri poco impegnati per tutto il primo tempo. La Cremonese si difende con ordine, decisa ad uscire dal Mirabello con almeno un punto. Azioni più pericolose nella ripresa. Il tiro del numero 4 della Cremonese Piccioni è deviato in angolo da Rampulla. Poi in 2 occasioni la Reggiana vicino al gol. Grande parata di Rampulla sul colpo di testa di Melchiori. Punizione di De Vecchi e incursione in aria di Daniel. Supera 2 uomini, ma il suo tiro colpisce la traversa. Cremonese sempre più vicina alla promozione. Dopo l'avvento di Giannoni, la squadra mantiene l'imbattibilità. Paura e rinuncia, fischi e accuse. Il ballo coi lupi fra Cosenza e Avellino, note stucchevoli e irritanti, dura soltanto 45 minuti. 3 buone occasioni fallite dai calabresi, quasi un fatto personale fra Marulla e Brini, poi sbadigli e noia. Succede, soprattutto quando la classifica incalza e gli spettri sono dietro la porta. 1 punto ciascuno e tutti a casa. Contenti i lupi irpini, chiaramente votati ad una gara di contenimento, marcia indietro e freno a mano. Contenti i lupi silani, pur nella consapevolezza d'avere colpevolmente sciupato una ghiotta opportunità. Reia, al microfono di Tonino Raffa, non ha dubbi. Il pareggio va soprattutto bene all'Avellino. Ma penso che faccia più bene solo l'Avellino, perché alla luce anche degli altri risultati, contorno casalingo, diciamo noi favorevole, anche perché abbiamo creato nel primo tempo una buona mezz'ora, abbiamo avuto un paio di palle con Marulla, è stato molto bravo il portiere loro, poi l'Avellino si è chiuso molto bene in fase difensiva e soprattutto, diciamo, il secondo tempo, e per noi è diventato molto arduo trovare questi spazi, diciamo, all'attacco. E, vabbè, comunque vedo che anche le altre squadre diciamo, fanno un po' di difficoltà in casa, non è facile vincere le partite. Reduce dai pareggi esterni di Trieste e Messina, il Cosenza ha dunque fallito la tanto attesa prova della verità. La zona attuata dai campani, peraltro non sempre in maniera impeccabile, c'entra fino ad un certo punto. C'entrano semmai l'atteggiamento mentale, soprattutto nel secondo tempo, e l'impostazione tattica, troppi 3 difensori puri, Marino, Marra e Napoletano, per una sola punta vera, Cinelli. Certo, anche l'Avellino, rinunciando a giocare, ha le sue brave colpe. Un solo brivido per Vettore nell'arco dei 90 minuti e peraltro provocato da un alleggerimento azzardato di De Rosa. Ma questo non basta ad assolvere i calabresi, ancora in equilibrio precario sul filo del rasoio. Interrompe dunque a Padova la corsa dell'Udinese verso la Serie A, mentre salgono di molto le quotazioni dei biancoscudati, che superano in classifica i friulani e agganciano al 5° posto la Lucchese a quota 35. È stata una partita piuttosto nervosa e ne fanno fede le 6 ammonizioni equamente divise: Ottoni, Galderisi e Albertini del Padova, Dell'Anno, Angelo Orlando e Susic dell'Udinese. Partita nervosa, si diceva, ma mai cattiva e agonisticamente tiratissima. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la gara cambia completamente volto nella ripresa, quando subito in apertura l'Udinese va in vantaggio. Insistita azione personale di Sensini, che appoggia a Balbo, preciso il suo diagonale e gol. È il 19° centro in questa stagione dell'attaccante argentino, capocannoniere del torneo cadetto. Il Padova pareggia al 19° su rigore con Galderisi, luci a terra in area friulana Zanoncelli e il signor Cesari di Genova non ha esitazioni nell'indicare il dischetto. E dagli 11 metri Galderisi infila Giuliani, che riesce solo a sfiorare il pallone. Al 34° il gol partita del Padova lo realizza Longhi, riprendendo un colpo di testa di Murelli respinto dal palo. Poi più nulla fino alla fine, mentre esplode la gioia dei tifosi patavini.
per... Un pareggio sta bene a due squadre in piena lotta, anche se sui versanti opposti della classifica. Ma non è stato un responso scontato. C'è stata battaglia con molte emozioni, fatta eccezione per l'ultimo sonnacchioso quarto d'ora. Dopo le prime schermaglie, il Modena è arrivato al gol col Monardi. Regolare per le segnaline in relazione condotta sulla fascia destra da Cappellacci, ma l'arbitro non è stato dello stesso parere. L'attaccante modenese avrebbe potuto rifarsi 10 minuti dopo se non avesse schiacciato di testa la palla sul terreno con troppa forza. Il Verona è andato in vantaggio grazie a Fanna, che ha rubato palla a Bergamo. Poi ha impostato su Polonia, che ha trovato Pellegrini pronto alla girata. Alla reazione modenese il Verona ha opposto un ottimo contropiede che al 38esimo ha consentito a Pritz di trovarsi liberissimo in area avversaria. Al Modena va il merito di non essersi arreso e di avere combattuto con tenacia, come ha dimostrato l'azione del primo gol di Bonaldi. Prima del tocco finale la palla è stata trascinata con caparbietà nell'area scaligera. Logico che il secondo tempo iniziasse all'insegna del Modena. Uno dei tanti batti e ribatti ha costretto il portiere veronese a respingere sui piedi di Bonaldi. Poi la partita si è addormentata, il Verona ha provato un paio di incursioni, ma Antognoli è stato bravissimo. Regina Ancona si chiude in parità, un gol per parte. Adriatici in vantaggio con Tovalieri. Noi alla fine del primo tempo pensavamo di far nostra la partita, anche se sapevamo che il secondo tempo la Regina buttava tutto quello che aveva in mezzo al campo in questi ultimi 45 minuti. È arrivato il pareggio su un calcio di rigore, un po' dubbio mi hanno detto i miei compagni, perché non so se ci sia stato netto il fallo, però ecco, a fine partita possiamo ritenere un risultato abbastanza giusto, molto importante per noi. I calabresi devono attendere la ripresa per riequilibrare il risultato. L'atterramento di Poli viene punito con il rigore, trasformato dal giovane Carbone. La matematica non condanna ancora la Regina. Fanalino di coda in coabitazione con Triestina e Barletta, ma neppure l'aiuta a 5 turni dal termine. Io penso che sia un campionato ancora tutto da giocare, per un motivo semplicissimo. A prescindere dalla matematica, basta guardare la classifica per vedere che la quart'ultima a 30 punti ci sono addirittura 4 squadre e ce ne sono altre 3 addirittura a 31. Io penso che tutte queste squadre sicuramente non saranno tranquille, per cui è chiaro che noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di ottenere il massimo, però anche tutto questo gruppo di squadre avrà delle preoccupazioni senz'altro. Diego Cuzzocre è uno dei vicepresidenti della Regina. Nelle ultime 4 partite la Triestina è andata in vantaggio e si è fatta rimontare perdendo in casa i 3 punti che ora la separano dalla salvezza. L'allenatore Veneranda commenta con evidente delusione. Ma purtroppo la realtà è questa. Non possiamo modificarla parlando. Il Taranto, forse l'unica squadra della Serie B senza obiettivi, ha giocato con tranquillità e ha colto un pari che a un certo punto della partita sembrava insperato. Gol iniziale degli alabardati con Scarafoni che sfrutta di testa il suggerimento di lui. Il Taranto risponde immediatamente. Riommi respinge il tiro di Zannoni e poi Conca ferma per 2 volte i tentativi di avanzo. La Triestina insiste e costruisce varie occasioni per raddoppiare. Finché nella ripresa, alla mezz'ora, Corino ferma Giacchetta in area. Rigore. Batte Zannoni ed è il pareggio. Furibondo l'assalto della Triestina nel finale. Scarafoni alza sulla traversa. Luiu manda sul palo. E infine Mazzaferro mette giù in area Picci. Ancora rigore. Batte Marino e il palo respinge. Niente da fare, nemmeno sul successivo tentativo. Il cuore, l'impeto e la bramosia di punti della Salernitana fanno pandan con l'affettata eleganza di una capolista che vede ormai completarsi il countdown per una promozione anche matematica. Una partita impari, però penso che la squadra ha dimostrato ancora una volta che sta in salute, che sa giocare anche bene, penso che ha meritato il pareggio, almeno il pareggio. In che percentuale la sua squadra ha patito l'espulsione di Barone?
direi così, è il risultato fatto, abbiamo recuperato il risultato contro una squadra che sicuramente non voleva perdere. Gara in salita per i Satanelli con due momenti negativi nel primo tempo, il fallo su Carruezzo infiltratosi in una difesa tutta fuori gioco di Inchini e l'espulsione forse affrettata di Capitan Barone per proteste. Io sono andato per fargli notare che ero il capitano e che almeno come capitano potevo anche protestare nelle maniere dovute. Niente, mi ha dato la doppia ammonizione e mi ha espulso. Nonostante l'uomo in più, la Salernitana ha eretto reticolati degni di una trincea. Le prospettive, diciamo che oggi abbiamo ritrovato dei presupposti importantissimi, quelli di lottare con l'umiltà, la concentrazione e coltando tanto spirito di sacrificio. Secondo me su queste basi si può ben sperare. Comunque tutto giusto e tutto come era nei piani. In pratica precedenza ai punti ed ennesima meritata passerella per Baiano. Io penso di rimanere a Foggia perché ho già parlato col presidente e penso di rimanere a Foggia.